Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Festival dei Giochi di Steam. E questo sarà l'ultimo giorno delle demo perché oggi comunque finisce questo festival e quindi approfittiamo per fare quest'ultimo episodio. Allora, oggi vi porto Backbone, che è comunque un'avventura grafica detective, diciamo. E siamo questo orsetto lavatore che io adoro. E niente, quindi new game. Anche questo pixelosissimo. Scusa, ho perso la chiamata. Sì, non c'è problema. 27. Ho solo il tempo per pulire. Allora, si muove con AD o le freccette e per interagire. Ok. Quindi, case files. Frodi, macchine perse. Vabbè, sono vecchi casi che dovrebbe sbarazzarsene. Vedi la scrivania. Allora, usa il mouse per spostare e lasciare gli oggetti. Alcuni oggetti possono essere presi con la E. Ok. Ah, questo lo dobbiamo prendere, su schifo. Va bene. Qui si sposta. No, una foto neanche, non mi sposti niente. Va bene. Quindi che stiamo a fare la pulizia, come aveva detto, no? Ok, living room. Mediaset. Ha smesso di funzionare tanto tempo fa. Forse deve darla a Frankie la prossima volta che va a Fosdale. E quando avrà i soldi, quindi mai. Tipico squattrinato. Note sul frigo. Chiama la mamma, compra il sapone, paga le bollette, non morire. Va bene. Allora, vediamo qua. Praticamente ha lasciato tipo di roba chimica in cucina, infatti va bene per avvelenarsi o per fare una grande zuppa. Ecco perché dice che non deve morire, insomma, se lascia sta roba in cucina. Difficile stancarsi di questa vista. Ok, ci metto i piatti, cioè lui li lava praticamente nel lavandino del bagno, c'è cioè il bagno in cucina e non ha la tazza, va bene. Ok, laverò dopo, probabilmente no. Ah, bagno, ok, c'è. Ah, ok, cioè praticamente c'ha il bagno che c'è solo la tazza del cesso e il resto sta in cucina, perfetto. La grande storia. Le grandi scimmie, la grande storia. Belli. Vabbè, tutti i libri. Basta? Solo i libri? Possiamo uscire. Oh, però è carino, c'è il riflesso allo specchio, mi piace. Quindi vediamo di qua. C'è altro? Ufficio. Mi sa. Ah, qui ci metto i reagenti chimici. Ok, adesso è al proprio posto. Vabbè, ho pulito l'ufficio. Questo deve essere Mrs. Green. Beh. Come on. Allora, Odette, scusami, sto cercando il detective Lothar. Abbiamo parlato al telefono. Hai un caso per me, Mrs. Green? Al suo servizio, Mrs. Green, come va oggi? Sono io. Sei stata vaga prima, dimmi tutto, Mrs. Green. Vabbè, facciamo i gentili, dai. Praticamente, la verità va detta, la sua schiena la sta uccidendo. Perché essere incinta fa molta pressione sulla spina dorsale. Comunque sto bene. È il tuo primo bambino?
Come posso aiutarti oggi? Non hai detto molto prima quando abbiamo parlato. Vabbè, tu primo bambino? Il terzo. Sto cacchio. Può essere di aiuto? Quindi non sei venuto qui a chiedermi di essere babysitter? Capisco che questa è una sorta di routine nel tuo modo di lavorare, riguarda mio marito. È assente? Oppure insomma, nel senso che non si trova più? Sto ascoltando. He's a cheater. Perché? Vabbè, sto ascoltando. Praticamente fa strane cose ultimamente. Torna a casa ad orari strani. Si inventa strane scuse. Sospetti che ti stia prendendo in giro. Hai provato a parlargli? Sì, ma la fa difficile, come se fosse colpa mia. Ho bisogno che tu provi la sua infedeltà, ne ho bisogno per la corte marziale praticamente. Pensi di divorziare? Parlami dei tuoi affari, ti porterò le prove dette. Ho bisogno di una foto e delle informazioni sulla sua routine. Vabbè, chiediamo se vuole divorziare. Sì, esatto. Ho bisogno di qualcosa che sia abbastanza forte, insomma, per la custodia, che non deve essere, insomma, in questione. Il tuo marito vuole i bambini? Non ho scelta. Ma ha fatto qualcosa che ti ha fatto capire che lo vorrebbe? Quando hai capito? No, che l'ha fatto. Quando hai capito che era infedele? Parliamo di dettagli. È stato sempre un uomo abbastanza privato, quel genere di uomo privato. Ma adesso inizia a tornare a casa tardi, a mancare dal lavoro e smelling funny, ha un odore divertente. Forse ha la sensazione che lui sia divertito, non lo so, perché infatti dice che tipo di odore? Non sta andando al lavoro? L'hai colto mentre diceva bugie? Quanto torna tardi? Facciamo questa qui, va? Ho avuto delle chiamate dal suo capo, che mi chiedeva se era malato. Io l'ho coperto. Ok. Di quanto tardi parliamo? Quando è passata l'ora di cena dei bambini, gli ho chiesto che stava facendo, non è andata bene. È stato aggressivo? Non riesco a capire come questo sia pertinente, Mr. Lothar. No, è molto pertinente, direi. Ho detto i dettagli possono fare o rovinare un caso. Questo non so come possa aiutare. Vabbè, non vuole dire che è praticamente l'ha menata. Prendi una foto di mio marito. Ho bisogno di sapere cosa ne pensa lui. Sono un investigatore. Io so che cosa serve per il caso. Facciamo la prima, va? Ok, sì, ha un carattere un po' imprevedibile e questo è tutto quello che ti basta sapere. Va bene, parliamo dei dettagli finali. Dammi una foto e le informazioni sulla sua routine. Cosa hai bisogno di sapere? Che aspetto ha? Allora, ecco la sua foto. È una lontra. Un po' più piccolina di te. Indossa degli occhiali, quelli quadrati, ha la fede al dito e da quello che so, e porta una 24 ore nera da al lavoro. Come faccio a trovarlo? Praticamente dove va di solito? Dove si incontra con gli amici? Qual è il suo nome intero? Vabbè, facciamo. E dove lavora? Bah, bah, bah. Dove lo posso trovare?
o a casa o al lavoro, non si ferma mai da nessuna parte. Hai mai incontrato i suoi amici? No, ma parla di alcuni di loro. Vanno a volte insieme, insomma, escono insieme dopo il lavoro a volte. Qual è il suo nome? Jeremy Green. Al lavoro lo chiamano Jets. Come faccio a trovarlo in una folla? Indossa la divisa da lavoro. È verde. Ah no, ha la cravatta verde. È un cappello tutto oggi. Dove lavora? A Wolfbank, a Granville. Scrivi gli indirizzi. Ah, ti scrivo l'indirizzo. Ok, può essere abbastanza. Adesso ti do un centone e poi ti do l'altra parte, insomma, va bene? Sì, va bene. Non è la mia vita che di solito va così. Che assicurazione, insomma, mi dai? Che sei il tipo giusto per questo lavoro. Ad essere onesto non posso, ma farò il tutto il possibile. Mi interesso molto dei miei clienti, i tuoi problemi sono i miei. Se riguarda fiducia, ho detto, ti fidi di me? Facciamo la seconda. Mi raccomando, Mr. Lothar, ti credo, insomma, la mia vita nelle tue mani. Ok, farò quello che posso, ci sentiamo dopo, ciao, ho detto. Quindi dobbiamo investigare sul fatto che questa è cornificata. Allora, il tab, My Office. Le note e ho detto ok, l'inventario. Abbiamo la foto di Jeremy, qua qua, che buonazzo. E gli obiettivi. Perfetto. Direi possiamo andare allora a Granville. Vedi che figo, bellissimo. La grafica è veramente bella. Allora, puzza di bagnato, con di fast food troppo cari. È il mio campo di guerra, quindi. Squirrel, uno scoiattolo. Non mi parli? Ehi, vecchio, dai un'occhiata a questa foto, hai visto sto tipo? No, ma anche se l'avessi visto, perché dovrei dirselo? Come va la tua giornata? Ma così. Sto cercando qualcuno per un caso. Vabbè, ciao. Capito, questo è inutile. Furman e Sons. Vabbè. I poster. Vabbè, cavolate. Anatoli. Mister Howe, che ci fa un birbantello come te qui questa sera? Ehi Anatoly, sto cercando qualcuno, hai un minuto? Ma ho una terribile memoria per le facce. Ma vuoi sentire una grande storia? Vabbè. Mia moglie Estrella ed io avremo un secondo ragazzino. Congratulazioni. Grazie. È grande? Forse quindi l'hanno già avuto. Ah no no, ok, sì, è grande come un cocomero. Ma io gli ho detto, le praticamente sei così grande che non riesco a metterti nel portabagagli della macchina. Divertente. Vabbè, mi puoi rispondere alle domande? Cos'è così importante che non poi posso finirti di raccontare la storia? Sto cercando un tipo in questa foto, l'hai visto? Non lo so, Aui. Vedo tante facce. Praticamente questa sorta di tipi usa, spende i loro soldi al The Bite, penso. L'hai visto lì? Alla tipico faccia, insomma, di uno che passa il tempo lì. Eh sì, alle mie palle comunque.
Ah, ui, mi stai spaventando i clienti. Ok, me ne vado. Ok, me ne vado. Quindi vediamo dove sta quel locale. Molto carina pure la città, troppo carina. Un sacco di personaggi poi. Questa è la banca, che mi sa dove lavora Artivo, no? Il banchiere. Come va questo bel pomeriggio? Lavorate alla Wolfbank, vero? Sì, perché? Conosci questo? Jess? Che succede? Mi deve dei soldi, lo sto cercando. Un detective privato? Rispondi alla domanda. Ehi, Germe, non ti eccitare troppo. Stai cercando guai? Tu sì? Perché posso procurarteli? No, vabbè. Sì, non voglio guai, volevo soltanto delle domande, delle risposte. Ok, non mi parla più, mi sono giocata l'opportunità, mi sa. Ah, The Bite, eccolo il locale. Possiamo entrare? Bouncer. Non possono entrare i raccoon, gli orsetti lavatori, perché? Quanto razzismo. Vabbè, un po' di soldi possono farti cambiare idea. Il mio amico Carlos mi sta aspettando dentro, vado a gliela a chiedere. Non possiamo trovare un accordo che ti serve. Ci vuole un invito personale firmato da The Great Apes. E ti farò entrare, chiaro? Va bene. Però quanto razzismo, scusate, ma perché i raccoon non possono entrare? Ah, così si corre. Ho sbagliato. Ok. Qui abbiamo Lucius. Non gli frega da Lucius. Enter to crouch mode. Quindi mi posso anche abbassare. Tipo davanti a sta guardia. Stay vigilant. Non lo so perché lo sto facendo, però va bene. Vabbè, ti puoi rialzare, caro. Qui command, non gli interessa. Mazza quanto è lunga sta strada. Mackenzie e Sons, possiamo entrare? No. Agente ricca frequenta quel posto. Ecco, un Foxy Burger ce lo possiamo permettere, immagino. È stato menato in questo locale, non fa piacere. Andiamo nella cosa della spazzatura. Nel cesso della spazzatura si trova sempre qualcosa di utile. Ah, un biglietto del Byte, che culo. Bip. Bip? C'è scritto. Ah, boh. Buona giornata, amico. Qualche notizia? Come vanno gli affari, boh? Business, gli affari sono affari, potrebbero andare meglio. Però vado avanti. Vabbè, cos'è che ti disturba? I criminali. Sì, vabbè, ciao. Man, you can... Ciao, ciao. Vai. Ok, quindi direi andiamo al locale. Però da sti pizzi della polizia ce li abbassiamo, non si sa mai. Allora, qui ti abbassi. Bellissimo. La grafica mi piace veramente tanto. Ci siamo, ok. Qui fatta la corsetta. Guarda, caro, c'ho un biglietto che ho trovato nella spazzatura. Ho il biglietto. Cos'è questo? Ah, sei divertente, piccoletto. Posso entrare? È sporco, che... Però grazie per la risata. Figurati, posso entrare? Non abusare della mia pazienza. Va bene. Mi sembrava strano, infatti. Non posso andare a casa da Iena Pulitina? Questo il banchiere non mi parla più, vero? Mo so già proprio giocata. Mi fa piacere. Dunque, qua da bassi. Con sta madre parlava? Ah, no, dava un'occhiata al poster, va bene. Qui si riabbassa, ma ho sbagliato. Boh, ti può servire? No, ci vediamo, quindi basta. Tu, Steph, qua fate due palle. Niente. Vabbè. Ah, non posso manco tornare a casetta. Ma io posso vedere un attimo però l'inventario, no? Allora, abbiamo nell'inventario
Il biglietto volevo vedere, non me lo fai vedere? Granville. Ah, vedi, tutto quello che mi dicono poi me lo annota. Pensavo mi avrebbe fatto vedere il biglietto, ma pare di no. Vediamo un attimo se il poliziotto per caso mi dice qualcosa. Comunque questo razzismo contro i raccoon non mi sta bene. Aspetta. Vai nel vicolo. Fratello Ragun, Larry. Ah, guarda, ma sei tu? Larry? Sono io, da quanto tempo? Che sta succedendo, vecchio? Tu mi chiami vecchio e te? Che sta succedendo a te? Sono contento per te. My own jig kinda went downhill. Certo, c'è da dire che è un po' americano, un po' in slang, quindi non è facilissimo. Jig kinda went downhill. Vabbè, comunque penso che gli è andata male. Non mi aspettavo di vederti qui. Adesso vivi qui? Mi spiace sentirlo. Adesso vivi qui? Qui è vivere? Hai visto la folla? Vivo al ponte, o almeno the bridge. Però scritto in maiuscolo potrebbe essere il nome di un posto. Non è male come suona, penso. Mi spiace tanto, Larry. Posso aiutarti in qualche modo? No, grazie. Che ci fai qui? Hai per caso visto questo tipo? Che ha fatto? Cose brutte alla sua moglie incinta. Non posso dirlo, è confidenziale con i clienti. Niente di serio, sta facendo solo casino nel suo matrimonio. Tipico, com'è fatto? Allora, è alto e indossa un cappello viola. Boh, non so se è il cappello è viola. È più o meno. C'è la foto, scusa. No, non l'ho visto. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Sono spesso qui a sentire quello che dice la gente. Quello il tipo non mi fa entrare al The Bite. Ah, ok, praticamente dice ci sono più cani e gatti in quella folla. Hai detto che il tipo che stai cercando è una lontra? È strano. Hai qualche idea su come poter entrare? Chiedi a Johnny, lo sa meglio di me. Chi è Johnny? Il piccolo scoiattolo che ha la giacca di pelle, è un pusher. Non so che accordi abbia con il bite. Del chummy, non lo so, penso che comunque sono infognati fra di loro. C'hanno degli accordi. Che tipo di cose vende Johnny? Perché mi dovrebbe aiutare? Ah, praticamente lui ci vuole un po' per convincerlo, però aiuta la gente, i suoi clienti, penso. Cosa vende Johnny? Che può vendere un pusher? Praticamente rolla, qualcosa chiamata Monkey Butt, che sarebbe culo di scimmia. Non so come gli vengano questi nomi. È come se non ti venisse voglia di fare droga. Infatti, Monkey Butt. Che ne sai del bite? Ciao, Monkey Butt. Il mondo è questa nuova merda. Un po' meno figurativo di quello che uno possa immaginare, desiderare. Roba è di erbe. Non ho avuto esperienza con questa cosa, ma è un modo più delicato per poterla dire. Che ne sai del bite? Il proprietario è chiamato. È un Bloodworth. Ci sono un sacco di rumors intorno a lui, riguardo a tutto quello, a tutta la cosa. L'orso di famiglia, Bloodworth.
Crime Finally ha un sacco di amici in posti importanti. È a capo di una famiglia. E il suo è il proprietario attuale è un parente? È il cugino o qualcosa del genere? Questi rumors di cosa parlano? Ma un sacco di cagate. come il fatto che ha una scimmia come amante. O il fatto che ha fatto ammazzare tutti gli altri? Praticamente manda avanti tutta la produzione pezzo per pezzo, iniziando dal The Bite. Grazie caro. Di che Howard non è stata una distrazione. Ci vediamo presto? Certo Larry. Ok. Questo sta a sbrattare proprio così. Qua c'è un citofono. Vabbè ragazzi, dai, ci fermiamo qui con questa demo e così vi faccio vedere anche il secondo gioco. Pure questo sembra molto molto carino. Certo, il fatto che comunque è un inglese un po' slang, mi sembra, non è facile da tradurre. Speriamo lo metteranno in italiano. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questo giochino e ci vediamo tra poco con il secondo gioco. A tra poco. Eccoci al secondo gioco, ragazzi. Questo si chiama Return One Way Trip. Questo è un horror pixelosissimo anche questo. Questo uscirà il 15, se non sbaglio, a breve comunque. Vediamo un attimo settings. La resolution pare che va bene e vediamo una volta di leggere i tasti, quindi quello pausa. La flashlight, vabbè, WASD. La flashlight è una F, interact la E, inventory la E e vabbè, e ci siamo. E start. Vediamo quanto me la faccio sotto. Questo pure mi intriga tanto, ho visto solo il trailer, però sembra figo, sembra figo. Bisogna salvare usando il telefono, va bene. Allora, ci siamo accampati a quanto pare. Se non sbaglio, noi siamo la roscia. E prima che potesse urlare, un enorme, viscido artiglio gli è andato sopra la bocca. La creatura l'ha trascinata nell'ombra. E non è stata più vista. Perché ci racconti queste storie così spaventose? Ehi, siamo seduti qui intorno a un fuoco di campo nel mezzo della foresta. Che ti aspettavi? Penso che Saki preferisca il genere romantico. Chi ha mai sentito parlare di un campo di un fuoco di campo con genere romantico? Però era ragazza, mai più vista. E se fossimo stati noi? Ci saremmo venuti a cercare a vicenda? Di cosa parli, babe? Beh, abbiamo finito con la scuola. Dopo questo viaggio iniziamo a diventare adulti. Molti di noi, la maggior parte di noi, avranno un lavoro in città differenti. Sen e Saki si sposeranno. Potremmo non vederci mai più. Quindi Sen è questo, ok? Non fare così, Kanei. Non ci perderemo mai, insomma. Ah, e questo è Saki, ok. Che diavolo? L'avete visto? Come? Saki, stai bene? Sì, sto bene. Mi ha solo spaventata. Tu stai bene?
al di fuori dell'infarto, ok. Cosa è successo? Non lo so, forse è stato del gas o un olio della foresta. Per un geyser infernale come quello, il legno deve essere stato zuppo. Non ho sentito odore né di gas né di oil, nel senso di benzina. Voi? No, io no. Mazza, era più spaventoso della tua storia, fratello. Spaventoso no, inizio a avere freddo. Magari dobbiamo tornare nelle tende. Siamo comunque in un bosco. Ma Sen, non dovremmo avere un fuoco che brucia tutta la notte, sai, per scacciare volpi, sì, lupi o roba simile? No, è tutto ok, Saki, non ci sono lupi. O zombie. Potremmo tirarli sul fuoco. Sì, intanto loro si bruciano facilmente, basterebbe metterli sul fuoco. Basta dire cagate. mi sento più al sicuro se abbiamo un fuoco. Sen, per favore. Va bene, Saki. Ok, prendiamo un po' di legna. Non possiamo aspettare per gli zombie? In modo che vengano loro? Mazza, sei così pigro? Andiamo in gruppo. Noi uomini andiamo alla destra e voi cercate donne e cercate a sinistra. Grazie che le donne le lasciate da sole. Ah, matti. Io non ero d'accordo. Sai che andiamo? Magari loro saranno mangiati dagli zombie e non avremo più modo di avere a che fare con loro. Quindi, ok, ci spostiamo così. La tenda la possiamo vedere. Allora, ci dovrebbe essere una torcia nello zaino. Eccola qua. Buona, ok. E prendo anche il mio notebook. Va bene. Allora, inventario. Sì, la voglio usare. Ok. Invece il notebook che succede? Appartiene a Saki. Ah, ok, non mi dice. Vabbè, scrive le cose importanti qui. Va bene. La tenda dei ragazzi. Il fuoco, vabbè, è spento. Loro sono andati a destra e noi dobbiamo andare quindi a sinistra. Ci fidiamo? Andare da sole? Vabbè, si fida. Quello è un gufo. Forest Lake. Legna. È molto bagnato, dobbiamo cercare ancora. Ok. Ok, abbastanza asciutto da poter essere bruciato. Torniamo al campo. Ma che è la lettera per Hogwarts, che? Cosa è sceso da quell'albero? Non sembra una foglia. Ehi, guarda, un pacchetto. Forse non dovresti aprirlo. Perché no? Porta sfortuna? Non essere scema, vediamo. Wow. Cosa c'è? È un haiku. Non so cosa sia un haiku. Ed è indirizzato a me. Senti questo. Mia carissima Saki, se illumini come il sole, calda, mio amore, e luminosa, questo significa per noi. Carina, ma un po' palla di formaggio. Se mi chiedi, è dolce, l'adoro. Davvero? Sì, perché no? Sei veramente romantica, ci caschi in queste cose. Ma come è arrivata qui?
Deve essere caduta dallo zainetto di Senna e il vento deve averla portata qui. Sicuramente ci rimarrà male se sa di averla persa, ma lo so, torniamo al campo. Glielo rimetto nello zainetto. Non voglio rovinare la sorpresa, quindi non dire niente. Ok, lo prometto. Ma siamo proprio sicuri che l'ha scritta lui? Insomma, no. Allora, campsite. Ok, posso mettere nello zainetto questo? Ok, l'ho messo via. Quindi non saprà mai che è mancato. E qui possiamo mettere la legna. Oh, finalmente sta bruciando. Siete delle pippe, raga. Le ragazze ci hanno battuto. Abbiamo avuto fortuna, no, non siamo andate molto lontano. Non è che siete state fortunate, vi abbiamo fatto vincere. Ah, non pensavo fosse una competizione. Beh, pensaci. Quando è che gli uomini non hanno un facile accesso alla foresta? Non essere disgustoso. Sicuramente ci sarà una storia spaventosa di un fuoco da campo da qualche parte. Ha a che fare col fatto che brucia la legna. Vabbè, penso sia tempo di andare a dormire. Lasciamo bruciare il fuoco. Cos'è questo? Non, insomma, non t'arrabbiare, Sen, Kana e io abbiamo trovato vicino al lago. Deve essere caduto dallo zainetto. È una bellissima haiku. Sì. Chiunque ha scritto questo deve essere, insomma, molto preso da te. Ma non l'ho scritto io. È cascato da internet? Boh. Non l'ho scritto io. Ah, ok, l'ha fregato da internet. Qualcun altro l'ha fatto. Qualcun altro è qui. Chi è che l'ha scritto tra di voi questo? Sa chi è la mia ragazza? Cercate di fregarmela? Io sicuramente non l'ho scritto. Voglio dire, ti voglio bene, Saki, come amica. Ma Kana è la mia ragazza. Non sono stato io, lo giuro. Voglio dire. Non c'è un osso romantico nel mio corpo. Non ti credo. Di la verità, aiuta. Mo se menano. Cosa? Ehi, cowboy. Non può essere aiuta. Anche perché è gay, vero? Cosa? Kazuki. Sen, non. Stronzate. Ho visto il modo in cui guardi Saki, specialmente in questo viaggio. Ecco perché è venuto da solo. Non ti ho mai visto con una ragazza? Sei pazzo? Io sono serio. Non mi interessa il romanticismo, mi stai uccidendo, Sen. Non ti ho mai visto così, Sen. Ecco perché ci segui sempre come un pupazzo, sperando che io che Saki mi lasci e poi ci provi tu? Non funzionerebbe mai. Quindi tirati indietro, Buddy. Noi ci sposeremo. Sen, ma cosa stai dicendo? È tuo amico? Ma forse non sono tuo amico dopo tutto. O forse non lo sono mai stato. Qual è il tuo problema? Calla, mo se perde. Devo andare con lui? No, lasciagli un po' di spazio. Siamo soltanto tutti un po' nervosi, soprattutto una persona. Masaki, andiamo a dormire, Sen. Yuta tornerà da solo. Starà bene là fuori? Starà bene. Dobbiamo soltanto calmarci. Domani ci svegliamo e saremo di nuovo tutti amici come sempre, vedrai. Ok, addio, Yuta.
Dopo. O più tardi. Ma che è Samara? Che incubo, quella ragazzina era veramente spaventosa. Sembrava così reale. Cos'è stato? Oh, un terremoto? Kanae, ragazzi, Sen, l'avete sentito? Nessuno risponde, che sta succedendo? Da dove viene questa nebbia? Da Silent Hill. Sono spariti tutti, Sen, Kanae, Kazuki? Magari sono andati a cercare Yuta. Devo andare anch'io. Allora, di nuovo morto il fuoco di campo. Kanae se n'è andata senza svegliarmi? Sembra che non siano mai andati a dormire i ragazzi. Aiuto. Allora, più in profondità nella foresta. Praticamente c'è un grande cespuglio che blocca la strada. Che non riuscirà mai a passare senza avere qualcosa che riesca a tagliarlo. Tipico. Torniamo di qua. Ci sarà un tasto per correre, spero. Allora, siamo tornati a Forest. Sen, Kanae? Siete voi? Yuta? Non è meglio che non provate a spaventarmi? Ozz. C'è scritto mammi. Mamma sulla tomba, sulla lapide. Ma prima non c'era? Forse il terremoto l'ha scoperta? Che cosa è successo? Ah? È uno di voi ragazzi o qualche animale? Non è una persona, credo, spero. Cosa sta galleggiando nel lago? Un ramo, un legno con qualcosa sopra. Deve essere apparso in superficie dopo il terremoto. Devo arrivarci. Kukris. È una sorta di coltello. Eh sì, così posso tagliare. Ma lo posso equipaggiare? No. Perfetto, andiamo in giro disarmati. Ma c'è più nebbia di prima o è una mia impressione? Inventario. Usa questo. Vabbè, arrugginita però dovrebbe riuscire a tagliarli. Ok. Ehi, non è divertente. Il tunnel del treno. Chiunque sia stato è corso via. Sarò così incavolata, insomma, arrabbiata, impazzita quando troverò questi ragazzi, soprattutto Sen. Spero stiano bene. Chi è lì? Ok.
moriamo al treno. Cosa diavolo, un treno? Qui fuori? Da dove è arrivato? È vecchio. Deve stare qui da anni. Magari ci ho girato intorno nella nebbia. Vediamo, sono sola. Nella buio della notte. Entrare appare un po' pericoloso. Entrare su questo treno instabile. Ma se i miei amici sono lì dentro, conoscendoli, sono andati qui e hanno iniziato ad esplorare. Quindi iniziamo a esplorare. Sembra che non abbia scelta. Devo andare un'occhiata. Va bene. Entreremo sul treno. Viewing car. Da quanto è vecchio questo treno? Magari decadi? Riesco a sentire la vecchiaia nell'aria. Sì, avanti. c'è qualcuno? Io ho paura. Notebook. Manca la metà dei contenuti. L'altra metà non la leggi? Corri via. Oh, salve. Che cos'era? Dai, Saki, su. Non fare in modo che questo posto la vinca su di te. Come mi dici sempre, Sen. Ho una immaginazione troppo potente, troppo elevata. Sperando sia solo la mia immaginazione. Speriamo. Ma sì, dai, la tua immaginazione. Duarte. Mo posso vedere qua? No, sti cacchi. Ah, c'è qualcosa? Della pittura? È incastrato lì per il momento. Utility room. Ok, per spegnere il fuoco. C'è un'impronta. È chiuso. Passenger car. Sta succedendo? Oh, che bella manina. È reale? Sembra che stia tenendo qualcosa. Prova ad aprirla. Vai. Schifo. Una chiave. La chiave forse per l'armadietto di prima? Io ci provo. Info. Non era info, era inventario. Mini safe? Un piede di porco, comodissimo. Ah, una cassaforte. Praticamente c'è un labirinto per poterla aprire. E non ti va di provarlo? Forse nella demo no? Va bene. Il libro non lo guardi? Vabbè. Questo blocca la strada. Ah, ok, però se c'ho la roba giusta riesco a toglierla. Ha funzionato, adesso ci può passare. C'è il disegno di un bambino. C'è qualcosa scritto sul retro. La luna luminosa nel cielo. Ci siamo seduti vicini, poi il buio.
Chi è scomparso? La luna? Loro? Io? Il mistero soffittisce. Day cabin. Ah, qui si può salvare addirittura. Ok, quindi inizieremo a morire, immagino. Cabina numero 1. Sembra la pagina di un diario, non c'è la data. Ci piacciono le stesse cose, come sempre. Ma le vediamo in modo diverso. A lui piacciono i sapori, a me piacciono gli aromi. Ci guardiamo occhio nell'occhio. Ma nessuno dei due si vede. E qua? Fa paura, beh sì. Insomma, un piccato, non è carino. Però non è che per dire posso prenderlo. Cabina 2, chiusa. E se usassi il piede di porco? Non funziona. È chiusa. Ah, da lo spioncino si vede qualcosa o qualcuno. Oddio, ma spavento, oddio, ma spavento. C'è qualcuno lì, Sen, Yuta, Kanae? Mi sembra abbastanza impiccato. Posso vederti, stai bene? Apri la porta. Chi c'è lì, Sen? Dai, mi stai spaventando. Non risponde. No, mi pare abbastanza impiccatino. No. Non si può aprire. Riproviamo così. No. Ok, apriamo qua. Ok. Non ci sta qua. C'è lo specchio rotto. Vede dei cerchi oscuri. Ha bisogno di dormire. Spera di trovare gli altri presto. È vuoto. C'è una maniglia, ma non funziona. Prendi la maniglia. Può sempre servire. Ad esempio, la maniglia mi sa che posso utilizzarla qui, no? No. Dining car. Un piccolo pezzo di carta. Sempre i disegni del bambino. Le mie bambole e i miei amici. Sono i miei amici. I suoi amici sono le mie bambole. Erano le mie bambole. Così possiamo giocare. Sempre. Chiarissimo. Vabbè, adesso è andata male, però il cibo doveva essere interessante all'epoca. Non passerò mai lì. E se Sen fosse nella stanza chiusa, è incapace di rispondermi? E siamo sicuri di non voler fare questo? Va bene, proviamo un attimo a aprire dove sta Sen e poi iniziamo a chiudere, perché sennò queste demo le faccio veramente troppo lunghe. Però c'è da dire, una volta iniziato, non vuoi smettere di giocare. Soprattutto questi horror te infognano proprio. No, proviamo qui. E che Pasqua? Come faccio? Posso riandare qui? Da qui lo vedo? Che so, c'era il cappio. No, non è chiaro. Ah, adesso mi guarda così. Peek into the cabin. Per favore, esci fuori, Sen, Kazuki, sei ferito? Non c'è risposta. Forse
ma c'è una figura che rimane immobile e in silenzio. Quindi non c'è proprio modo di entrare, peccato. Bene ragazzi, dai, ci fermiamo qui. Niente, anche questo sembra molto carino. Questo uscirà brevissimo. Quindi se vi piace potremmo anche giocarci insieme, fatemi sapere. Come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. E niente, quindi vi aspetto ai prossimi video. Alla prossima!